L'idea è quella di partire dalla costruzione dell'identità del bambino, che è il nostro futuro adulto, e cercare di creare, operare per un'azione di prevenzione, lavorando appunto sugli stereotipi che il bambino osserva, vive in famiglia, all'interno del territorio in cui vive e di cui non è consapevole. Il percorso si avvierà all'interno delle scuole che individueranno le classi cui rivolgere l'attività. Abbiamo dato un'indicazione scegliendo quelle classi laddove è possibile che la problematica sia più presente. Ci sarà un primo incontro di presentazione alla scuola, ai docenti e alle famiglie del progetto e cercheremo di veicolare il messaggio e far comprendere che l'obiettivo non è fornire indicazioni o favorire critiche, ma aiutare semplicemente questi ragazzi ad avere una lettura personale che sia libera da preconcetti, da pensieri precostruiti e da un'altra parte che possa favorire anche il miglioramento delle condizioni familiari, laddove il bambino a volte si trova vittima e che in quel caso sarebbe lettore consapevole. Le scuole sono state selezionate tenendo conto sia della distribuzione all'interno dell'intero territorio regionale, individuando quelle aree che risultano all'assessorato famiglia come particolarmente gravate delle problematiche di violenza di genere. Il primo obiettivo è quello di sperimentare il modello e lo strumento. Se, come ci auguriamo, l'esito sarà positivo e favorevole, intendiamo estenderlo direttamente alle altre classi della scuola, all'interno dello stesso comune, se la scuola è su un comune, ovvero sui più comuni su cui gravita, e poi allargarlo all'intero territorio regionale. È chiaro che la cosa che ci risultava fondamentale era validare il modello e gli strumenti. Penso che da qui al mese di maggio avremo già svolto una buona parte del percorso, quindi avremo già una prima parte di esiti. Già dal prossimo fine mese informeremo le famiglie, faremo i primi incontri per far partire l'attività direttamente dal mese di gennaio all'interno delle scuole.